Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. Abbiamo meditato nella Santa Messa l'ultima parola della rivelazione ufficiale dell'Apocalisse, Maranatha. Vieni, vieni presto, Signore. Vieni a prenderti. Che strano, mi direte voi. Tutta la rivelazione, Vecchio e Nuovo Testamento, corre verso questa ultima parola. Maranatha, vieni, Signore, vieni a prendere. Tutta la rivelazione. Noi, povere creature, appiccicate alla terra e a questo mondo, per cui certi dicono pianti e lacrime e sofferenze, però si sta tanto bene in questo mondo, siamo stupidi. Tutta la rivelazione, tutta la sapienza divina e umana, la rivelazione inizia con una parola nel Vecchio Testamento, in principio, nel Nuovo Testamento, in principio, era il Verbo. In principio Dio creò, e nacque. Comincia quindi dal nulla e con un arco parabolico immenso di tutta la storia termina con questo desiderio, con questa brama, con questa ansia irresistibile. Vieni, vieni, basta, basta di stare su questa terra. Ne abbiamo abbastanza, tutti, chi più chi meno. Basta, vieni. Abbiamo capito veramente che siamo nulla. Venuti dal nulla, abbiamo bisogno del tutto. Di lui. Vieni. Voi sapete già che in un fascicolo quindicennale trovate ormai lo schema di quello che diciamo nella nostra meditazione, affinché possiate poi
di meditarvelo durante i 15 giorni, più trovate per gli oblati, eccetera, quanto consiste, in quanto consiste, in ciò che consiste la oblazione, la donazione nostra al Signore, eccetera, eccetera, vivendo secondo lo spirito e la regola di San Benedetto, che tutto si incentra nella frase ultima della sua regola: nulla anteporre all'amore di Cristo, non solo, ma chi non si innamora di Gesù e della Madonna in bambino. Eccola. Ma dunque allora è tutta una corsa ad innamorarci. Ma dunque allora noi dovremmo essere degli eterni innamorati. Oh, che bello, la vita di un innamorato. Certo, è la vita più bella che si possa immaginare. Per chi veramente è innamorato, non c'è nulla di più bello. E non parlo mica soltanto di un innamoramento di persona. È una grandissima cosa, ma è nulla rispetto a tante altre cose. Chi è innamorato della scienza, della sapienza, chi è innamorato di quello che è il bene, vero, sotto tutti i punti di vista, intellettivi, volitivi, affettivi, ma nulla, assolutamente nulla vi è di più bello al mondo che vivere da innamorato. Guarda chi vive da innamorato, è morto, perché non dà e non riceve. L'innamorato invece dà tutto perché ha perduto la testa per il tutto e riceve il tutto, perché a sua volta, come ben diceva il nostro amico Dante, amor a nullo amato amar perdono, ve lo ricordate? È impossibile non essere riamati, fosse pure con un calcio, uno schiaffo da parte del papà o della mamma, ma anche quello schiaffo e quel calcio è un segno di amore. Amore a nulla amato amar perdono. Ecco. Bene. Ed è in questo concetto, in questo contesto, che noi oggi facciamo la meditazione sull'altro sacramento della vivificazione, l'altro sacramento che ridona la vita, quello che con l'andar del tempo e della decadenza liturgica veniva chiamato l'estrema unzione, per cui tutti avevano paura. È andato in prezzo, ciao, è morto. E quindi si guardavano bene di chiamare il sacerdote, perché no, se no quello si impressiona, muore prima, già. E invece è il sacramento che non è affatto l'estrema unzione, ma è il sacramento, l'ultima tavola, se volete così, della speranza della salvezza in mezzo a un mare della nostra vita tanto burrascoso e tanto perigoso. L'unzione degli infermi. Degli infermi, non dei moribondi, che è diverso. Se infatti noi leggiamo attentamente il testo biblico,
dove viene istituito questo sacramento, si dice così: chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Non è come per dire: ecco, adesso ti vengo a cavare l'ultimo respiro, un calcio e ciao in cimitero. Fuori già ci sono pronti i becchini, magari pagati in anticipo. È invece il sacramento che ci ridona la vita dell'anima col perdono dei peccati e la vita del corpo, la sanità del corpo, se il Signore lo crederà, per meglio servire. Ancora su questo. Ecco. Dunque, è la preparazione più fortificata dalla presenza di questo sacramento all'incontro del Maranatha. Vieni, Signore Gesù. Non si dovrebbe parlare di se stessi mai. Ma io ho avuto un papà, santo, si faceva dire due rosari al giorno, una la mattina appena alzato, si svegliava presto alle 5, e ci diceva che il bambino appena si sveglia chiama la mamma, chiama mai papà, mamma, mamma, è un istinto, un rosario alla mamma, poi alla messa, dopo la colazione, poi a scuola, e alla sera prima di andare a letto il bambino si addormenta, mamma, mamma, l'ultimo rosario. Mio papà è morto di un cancro al polmone, ed era talmente grave, ormai spacciato, che lo hanno aperto e chiuso senza neanche. Era tutta una metafora in tutto il corpo. Lui, appena gli dissero che era malato, volle l'unzione degli infermi. E con quella fede forte che aveva, lo credereste? Lo avevano spacciato, chiuso, aperto, chiuso e portato dalla casa. È campato ancora 5 anni, con alti e bassi, ma appena egli è liturgicamente a posto, si sentiva aggravato, richiamava il sacerdote, il parroco, gli dava l'esperienza. Ed egli con fede seguiva, rispondeva alle preghiere, eccetera. 6 volte. Ripeto, è campato parecchio. Lui che era spazzato, tutta la metà. Nessun professore a Roma lo voleva più vedere, né visitare, né vedere. E sono stati gli ultimi 6 anni di quella preparazione per cui non parlava altro che di paradiso.
non parlava altro che dell'ultimo incontro. L'incontro, quando dice finalmente, si consuma la vita terrena, si inizia quella eterna. E noi lì, io sono l'ultimo di 8 figli, e noi intorno al papà che stavamo a sentire. Mai parlava della vita terrena, mai ha parlato di affari in quel periodo. Sembrava che conoscesse, e lo conosceva, tutta la Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, e spessissimo, più volte al giorno, ora ci raccontava la vita di Giove. Forse tanti di voi non l'hanno neanche letta, ma farebbe troppo bene a leggerla. Ora la storia di Giuseppe Ebreo, venduto, che poi ha salvato il suo popolo, vi ricordate? Ora i momenti della passione di Gesù, ora le ansie della Madonna, io ero già sacerdote, perché quando celebrarono papà e mamma il 50° di matrimonio, celebrai io, e stavo lì e dicevo a me: povero Pellegrino, che cretino che sei, vai a parlare alla gente, guarda che predicatore che hai, la forza la riceveva da questo sacramento, da questo sacramento. Per cui tutte le mattine voleva la comunione, tutte le mattine si confessava, la solida famosa polvere, vi ricordate? E avanti. Bene, qui avete lo spirito. Ma voi mi dovete permettere oggi, perché è troppo bello, troppo bello, di leggervi quelli che sono gli effetti della celebrazione di questo sacramento. Dal numero 1520 in poi. Vi dico subito una cosa. Questo libro, il Catechismo della Chiesa Cattolica, a mio modesto parere, con i miei studi che voi forse sapete, vi assicuro che il testo di teologia dogmatica, ascetica e morale più bello che sia stato mai pubblicato in 20 secoli di vita. Questo potrebbe essere il testo di tutti seminaristi che si preparano. Questo potrebbe essere il testo di tutti coloro che vogliono studiare teologia, senza andare a cercare dispense a destra e a sinistra. Le verità della fede, calate poi nell'ascetica, nella mistica, nella morale quotidiana, credo in nessun testo sono state ben descritte e delucidate come in questo. Ogni famiglia accanto alla Bibbia dovrebbe avere. Gli effetti. Qui ne elenca 4, ma sono molti. Il primo effetto. È un dono, dice, particolare dello Spirito Santo. Intanto, dono particolare dello Spirito Santo. E dove c'è lo Spirito Santo? La grazia fondamentale di questo sacramento
è una grazia di conforto, di pace, di coraggio. Per superare le proprie difficoltà dello stato di malattia grave o della fragilità della vecchiaia. Ecco la presenza del Cristo, che dà la forza, il conforto, la pace e il coraggio nella malattia. Per cui, dice, ci saranno le lacrime del dolore, ma queste lacrime sono quelle di un bambino miste al sorriso. Avete mai visto un bambino che piange e sorride insieme? Quanto è bello! Questa grazia è un dono dello Spirito Santo che rinnova la fiducia e la fede in Dio e fortifica contro le tentazioni del maligno, cioè contro la tentazione di scoraggiamento e di angoscia di fronte alla malattia e di avvilimento e qualche volta di disperazione. Ah, adesso basta, quando uno è malato non ne posso più, e questo e quell'altro, io ne sento più di dolore, mi fa male la spina, fai quell'altro di là, quell'altro su, e due su. Mamma mia tenerezza, come siamo fatti? Come siamo fatti? E ci dimentichiamo che in noi c'è la presenza dello Spirito Santo proprio per farci capire l'importanza della sofferenza e del come sopportarla. Questa assistenza del Signore attraverso la forza del suo Spirito Santo vuole portare il malato alla guarigione dell'anima, ma anche a quella del corpo, se tale è la volontà di Dio. Inoltre, se ha commesso peccati, saranno perdonati. Dunque, primo effetto, dono dello Spirito Santo. Che vogliamo? Se non ci fosse questo dono, io non mi farei più vedere la nessuno. Io stamattina non avevo nessuna voglia di incontrarmi. Per un'ipoglicemia terribile di questa notte, stamattina, e adesso ho 348 di più. Uno sbalzo che sei meglio, direi dire. Ma sto qui, c'è lo Spirito Santo. Secondo effetto. L'unione alla passione di Cristo. Oh. Per la grazia di questo sacramento, il malato riceve la forza e il dono di unirsi più intimamente alla passione di Cristo. Egli viene in certo qual modo consacrato, notate la parola, consacrato, per portare frutto mediante la configurazione alla passione redentrice del Salvatore. La sofferenza, conseguenza del peccato originale, riceve il senso nuovo, diviene partecipazione all'opera salvifica di Gesù. Nessuno soffre solo per se stesso, come nessuno salva solo se stesso. La mia sofferenza, la vostra, di ciascuno, è valida anche per gli altri, per la santificazione degli altri, perché consacra in me la presenza della passione e morte del Signore, il quale ha sofferto per tutti e per ciascuno, e non per uno solo. Terzo effetto. Ci dona una grazia.
monarchia ecclesiale. Sentite le parole, una grazia ecclesiale. I malati che ricevono questo sacramento, unendosi spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo, contribuiscono al bene del popolo di Dio. Celebrando questo sacramento, la Chiesa, nella comunione dei santi, intercede per il bene del malato, e l'infermo a sua volta, per la grazia di questo sacramento, contribuisce alla santificazione della Chiesa e al bene di tutti gli uomini per i quali la Chiesa soffre e si offre per mezzo di Cristo al Dio Padre. È la continuazione del punto precedente. Ma non lo sperimentiamo noi tutti i giorni. Mi fa male un dente. Chi sente il dolore? Solo il dente. Ma lo sente tutto il corpo. E ci sono dei mal di denti alle volte che ci fanno impazzire. E potremmo dire, ti fa male al dente? Beh, peggio per te, arancio di aletto. Invece. E alle volte mi dicono, non so se è vero, che un mal di denti, si addirittura in seguito a un dente malato che so io, si ripercuote un po' in tante membra del corpo per cui sono malate proprio per il mal di denti. Perché questo nervo terribile, eccetera, tocca il cervello, il centro, da dove si diparte poi tutta la gioia o tutti i dolori. E tutti i movimenti nostri, fisici, psichici, eccetera. Quindi c'è questa comunione, diciamo meglio, unità, non comunione, troppo poco, unità stretta tra il bene di un membro e il bene di tutti gli altri membri, tra il male di un membro e il male di tutti gli altri membri. E c'è poco da fare. È una legge psicofisiologica, se così possiamo chiamarla. L'ultimo, l'effetto, è una preparazione all'ultimo passaggio, perché è l'unzione degli infermi. Quindi, quando uno è malato, giovane o vecchio, e la stessa vecchiaia è sufficiente per richiedere questo sacramento. Qualsiasi genere di malattia, perché è per la santificazione, salvezza dell'anima e del corpo. Ma può essere anche appunto la preparazione a quello che dicevamo, al Maranatha, viene una preparazione all'ultimo passaggio. Se il sacramento dell'unzione degli infermi è conferito a tutti coloro che soffrono di malattie e di infermità, a maggior ragione è dato a coloro che stanno per uscire da questa vita. Per cui lo si è anche chiamato una volta sacramentum exeuntium, sacramento di coloro che stanno uscendo dalla scena di questa vita. L'unzione degli infermi porta a compimento la nostra conformazione alla morte e alla risurrezione di Cristo, iniziata dal battesimo. Essa completa le sante unzioni che segnano tutta la vita cristiana. Quella del battesimo aveva suggellato in noi la vita nuova. Quella della cresima confermazione ci aveva fortificati per il combattimento di questa vita contro il demonio e il male. Quella del sacerdozio aveva confermato la creatura
nelle operazioni e nella ripetizione della vita del Cristo, a bene di tutte le anime. Quest'ultima unzione munisce la fine della nostra esistenza terrena come di un solido baluardo in vista delle ultime lotte prima dell'ingresso nella casa del Padre. Vedete, cari, qui poi continua, eccetera, ma ad ogni modo la sintesi la trovate nel fascicolo. Vedete, cari, che quello che apparentemente si sembra triste, in realtà è il momento della più bella e grande e profonda, vera gioia. Vedi? Io sono stato varie volte in coma, ma avevo detto al cappellano di darmi questo sacramento appena si accorgevano, si fossero accorti dell'aggravamento della malattia. Voi lo sapete, ve l'ho detto mi pare qualche altra volta. Ho tentato tante volte di andare, ma non ci sono mai riuscito. Una volta proprio è stato un disastro. Dico, ah, finalmente, e ci siamo. No, signore, il posto non era pronto. Perché Gesù ha detto che ci va a preparare il posto, no? L'ha detto lui, vado a preparare il posto. E quando è pronto vengo a prendervi io uno per uno. Quindi non è perdita irreparabile, come dicevamo prima. È lui che viene ad abbracciarci, vieni caro, è pronto il posto, basta, basta qua, di pestare la terra, il fango eccetera, vieni, ti abbraccia e via, questo è il posto. Ma il posto non era pronto, mancavano ancora i meriti, non avevo meriti. E il sacramento dell'unzione, tutte e tre le volte mi ha fatto perdere il posto. Interessante, eh? Prendendola un po', ma interessante. Anche tu, hai visto allora, vedi che non sono, manco male, c'è qualcuno che mi dà ragione. Beh, coraggio, padre. Il Signore, nella sua onniscienza e onnisapienza, ci ha dato tutto, perché ha dato se stesso, e dando se stesso ci ha dato anche tutti i mezzi per servirlo bene, amarlo con tutte le forze, con tutto il cuore, con tutta l'anima, per prepararci all'incontro con quella preghiera che è di una sola parola, Maranatha, vieni, vieni presto a prendere. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sede della sapienza.